Buongiorno sindaco. Buongiorno Danilo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sindaco, questa mattina bellissima giornata, è vero, e tra l'altro insomma anche con le temperature diciamo un pochino più basse rispetto a quello che è stato, quello che è successo insomma negli ultimi giorni, quindi questo ci rende il tutto ancora più gradevole. Sindaco, volevo partire questa mattina da uno dei titoli principali insomma sui quotidiani di oggi: l'ex Avir è comunale, sentenza definitiva del Consiglio di Stato, ora può partire il recupero ufficialmente. Allora, mentre in questo momento lo annunciavi mi venivano i brividi. Credo che sia stata l'operazione più importante dei 10 anni, anzi oggi 8 anni della nostra amministrazione. Abbiamo inseguito, abbiamo lottato, abbiamo perseverato per cercare di portare a casa questo grande risultato. Giustamente coloro che ritenevano di essere i proprietari hanno provato ad utilizzare tutti gli strumenti giuridici possibili. Siamo arrivati a questo strumento che si chiama la revocazione, cioè l'annullamento di tutte le sentenze precedenti, e quindi per ricominciare da capo. Hanno fatto 5 ricorsi, di questi 5 ricorsi ieri il Consiglio di Stato si è pronunciato su 2 ricorsi che erano praticamente i più importanti, perché questi due ricorsi contemplavano circa 22.000 metri quadrati dei 24.000 dell'area dell'Avir. Quindi in questo momento noi per il 90-95% la sentenza è definitiva, la proprietà è del comune di Gaeta, tutto il complesso centrale dell'area industriale, tutta la parte laterale, tutta una parte di dietro sono di proprietà in maniera definitiva del comune di Gaeta. Oggi ci possiamo sbilanciare perché la sentenza ormai è uscita. Siamo stati in ansia in questi 15 giorni perché aspettavamo che uscisse, certo. Quindi adesso ad ottobre ci sono ottobre-dicembre, adesso non so il periodo preciso, ci sono gli ultimi 3 ricorsi da discutere, però a questo punto bisogna solamente aspettare, e sono convinto che vinceremo anche gli altri 3 ricorsi, perché avevamo ragione piena su tutti i fronti e quindi eravamo convinti che la proprietà rimanesse definitivamente del comune di Gaeta. Però anche se nell'eventualità dovesse esserci qualche intoppo, ovviamente su 24.000 metri quadrati oggi possiamo dire che quasi 22.000 metri quadrati sono del comune di Gaeta. Eh sì, sindaco. Quindi possiamo accelerare su tutta la nostra progettazione. Adesso apriremo immediatamente, per far fronte alla carenza di parcheggi, l'area sovrastante, quindi ci ricaveremo circa 100 parcheggi. Entro fine anno inizieremo tutto un lavoro di riqualificazione, messa in sicurezza di tutta una parte dell'area, e poi cominceremo a programmare quello che sarà il futuro investimento, che lì saranno decine e decine di milioni di euro, e quindi lì sicuramente il prossimo sindaco vi lascerò questa eredità e dovrà essere quello che dovrà portare a casa questo risultato importantissimo di riqualificazione del cuore pulsante della città. Sì, di Gaeta. Anche perché davvero anche strategicamente, no, è collocato proprio in un posto importante della città. Poi abbiamo parlato qualche settimana fa anche di tutto questo progetto che c'è, l'idea di creare appunto uno spazio polifunzionale, un auditorium, un ostello giovanile, dicevamo dei parcheggi, zone verdi, un museo dedicato ai maestri vetrai. Insomma, sicuramente diventerà un punto importantissimo della città. Sarà un punto nevralgico della città, un punto che rappresenterà il cuore pulsante, lo sviluppo del nostro tessuto sociale. Più di 12.000 metri quadrati di quell'area saranno dedicati a verde, volevamo realizzare anche un orto botanico, 2 auditorium, uno all'aperto di 1.000 posti, uno a chiuso con delle sale polifunzionali, il museo per i maestri vetrai. Manterremo la ciminiera della quale noi vi devo dire che già abbiamo fatto anche tutto quello che stiamo facendo, i collaudi, gli studi sismici, cioè stiamo già portando avanti, perché lo dico un pochino, ora lo posso dire, perché eravamo convinti che avevamo ragione piena e il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, perché sarebbe stato veramente imbarazzante che la proprietà ci fosse stata tolta. Quindi comune, città, si è riappropriata di un bene storico, ora dobbiamo avere l'attesa per le ultime tre ricorsi del Consiglio di Stato, che quotano però
tutti insieme circa 2.000-2.500 metri quadrati, però ormai possiamo dire che definitivamente l'area dell'ex è comunale, è passata, certo, al comune di Gaeta, e questo è un qualcosa che deve rimanere nel cuore di tutti i cittadini. La data del 5 agosto un qualcosa di storico, sì, sì, vita, sì, una data storica, anzi ora che parlo con te vedremo di mettere una targa nel ricordo di questa data che segna il passaggio definitivamente dell'area ex Avira alla città di Gaeta. Eh sì, dopo tanto tempo, davvero, insomma, un momento importante.